Ignazio Moser e Cecilia al settimo cielo, sorpresa per la coppia al GF. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, arriva un nuovo messaggio aereo al Grande Fratello VIP. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Grande Fratello VIP hanno ricevuto un messaggio aereo da parte dei loro fan. La scorsa settimana la coppia della casa più spiata d'Italia si era trovata di fronte ad un messaggio per nulla incoraggiante. Infatti, i telespettatori avevano fatto intendere di non essere favorevoli al loro amore. Scendendo nel dettaglio, i fan avevano scritto al Moser che dalla sua parte non c'erano più tutti i telespettatori di prima. Questo dettaglio aveva gettato nello sconforto sia Ignazio che Cecilia. I due erano ormai convinti che il pubblico non stesse appoggiando la loro storia. Ma ecco che oggi è volato sopra la casa un messaggio di incoraggiamento per loro. I fan hanno dichiarato che non si metteranno mai contro Cecilia e Ignazio. L'aereo è stato firmato da un esercito di fan. Sappiamo però molto bene che la coppia non è molto amata dal pubblico. La Rodriguez ha lasciato in diretta Francesco Monte e questo non è stato per nulla apprezzato dai fan dell'extronista. Pertanto, sono in tanti coloro che hanno deciso di schierarsi con Francesco, andando così contro Ignazio. Cecilia e Ignazio, il nuovo messaggio solleva l'umore della Rodriguez. Contro Cecu e Naco. Un esercito di fan. Questo è il messaggio aereo inviato dal pubblico per Cecilia e Ignazio. I due hanno preso molto bene ciò. Tra loro non sono mancati i baci e gli abbracci. La coppia non ha potuto fare a meno di festeggiare di fronte al messaggio. Dopo l'aereo della scorsa settimana, questo ci voleva proprio per risollevare l'umore di Cecilia e Ignazio. Nel frattempo, la Rodriguez, negli ultimi giorni, ha avuto un crollo pensando a Francesco Monte. L'argentina è sicura che non potrà mai essere perdonata dal suo ex fidanzato e questo la fa soffrire molto. A consolarla ci pensa, ancora una volta, il fratello Jeremias. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la loro storia divide il pubblico. Cecilia e Ignazio sono molto felici di aver ricevuto questo messaggio da parte dei telespettatori, soprattutto dopo l'attacco di Simona Izzo. Infatti, ricordiamo che la regista ha accusato la coppia di superficialità. Ma a finire nel suo mirino è toccato alla Rodriguez. Quest'ultima avrebbe potuto dare più importanza alla sua storia con Monte, secondo la Izzo. Ma non solo, l'argentina aveva criticato Luca Onestini in passato, per quanto accaduto con Soleil Sorghè, e ora è tocca anche a lei dare delle spiegazioni.